Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco. Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia e Stregoneria Paganesimo che vengono sulla Diagramma 5. Ogni giovedì siamo qui con Francesco, abbiamo messo a posto un po' i microfoni, come al solito dobbiamo mettere un po' in ordine le cose. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene, allora, prima della trasmissione Francesco vi farà un excursus su un ciclo di conferenze che stiamo organizzando insieme con vari siti internet e varie cose. E adesso ve ne parlerà Francesco. Ecco, allora, abbiamo già accennato nella scorsa trasmissione a un ciclo di conferenze sulla paura. Allora, io vi leggo un attimino il volantino di presentazione, fa un marzo di paura. Ciclo di conferenze sulla paura presso la Biblioteca Civica di Sandrigo, Vicenza. La biblioteca è in zona centralissima, perciò è facile raggiungere. Poi Sandrigo non è una metropoli, perciò si fa presto anche localizzare. Allora, questo qua, diciamo, è il calendario delle conferenze. Calendario delle conferenze appunto del ciclo sulla paura. Mercoledì 8 marzo 2000 alle ore 20:30. Il libro della paura. La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Mercoledì 15 marzo ore 20:30. Esperimenti sulla paura. Tecniche di autocontrollo e superamento. Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30. Stregoneria oggi. Il relatore sarà Claudio Simeoni. Lo conoscete, perciò non c'è problema. Il sottotitolo della conferenza è Essere stregoni sotto il dominio cristiano. Mercoledì 29 marzo ore 20:30, le categorie del vampirismo di Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Organizza studi politeisti, una conferenza, faremo i volantini, le locandine, comunque la ripeteremo in ogni trasmissione. Io appunto voglio spendere due parole sul tema. Qualcuno può sembrare che affrontare il tema della paura possa avere poca attinenza con il discorso religioso, però il nostro scopo della sola paura è fondamentale, in quanto il monoteismo si basa solo sulla paura, cioè nel senso, noi pagani diciamo che la paura è una delle componenti, il panico può essere una delle componenti della vita, ma non è l'unico componente, di conseguenza le persone hanno la capacità di affrontarla, di risolverla, se hanno i mezzi. Il monoteismo si basa solo sulla paura, di conseguenza allora si è deciso fra i vari organizzatori di dire, vabbè, come impostiamo un ciclo specifico sulla paura, in quanto la cosa fondamentale che il monoteismo genera è la paura. La paura perché? Perché genera insicurezza, cioè nel senso che il monoteismo è sempre lì a minacciarti della paura della tentazione, della morte, del Dio, del mancato amore verso lo Spirito Santo, del mancato amore verso la Chiesa, della paura che Dio ti abbandoni, della paura che Dio ti punisca. Di conseguenza, da questa manifestazione religiosa ne derivano poi delle conseguenze anche a livello psicologico, comportamentale, sociale e anche culturale. E allora abbiamo deciso appunto di partire col libro della paura, che è la Bibbia. Effettivamente, io che dovrò fare la conferenza sulla Bibbia come libro della paura, purtroppo mi sto poco dilettando nella ricerca dei temi della paura, però una cosa che è andata significativa è proprio come si vede che soprattutto quel criminale di Gesù Cristo usa il termine paura, cioè nel senso, e soprattutto quando lui utilizza il termine paura non fa per toglierla, ma dire tanto voi non potete niente, voi dovete stare tranquilli perché sono io che mi risolvo i problemi. Cioè, giustamente poi Claudio sta sviluppando anche il termine di Gesù il bastonatore, ma questo qua fa pienamente legame col termine paura, cioè difatti appunto anche vorremmo usare appunto il termine paura proprio per connotare in negativo, e non sarà mai abbastanza negativo, l'immagine di Gesù Cristo, premettendo che la Bibbia per noi non ha nessun valore storico, culturale, di riferimento, certo. È solo una discarica di scemenze. Ricordo sempre che la paura è il primo nemico da affrontare sulla strada della conoscenza, cioè bisogna trasformare la paura che blocca, la paura che annienta, la paura che sottomette in ciò che è la paura, cioè il timore reverenziale davanti allo sconosciuto che però ci alimenta il nostro coraggio. È chiaro che davanti allo sconosciuto io avrò sempre del timore, perché non sarò mai sufficientemente organizzato per affrontarlo, ma un conto è che io abbia il timore della prudenza e sia prudente nell'affrontarlo, e un conto abbia la paura che annichilisce, la paura che uccide i miei tentativi di dare l'assalto alla vita. Sono due cose diverse. Infatti, cosa fa lo stregone? Prende la paura che annienta, la sconfigge
e la mette al suo servizio, cioè diventa padrone di questo sentimento e la usa per i suoi fini. Questa è un'arte della stregoneria, del primo nemico. Cioè, di conseguenza appunto noi faremo appunto questa tematica con excursus anche su vari, cioè, su vari generi, cioè nel senso che vorremmo dare una visione di insieme alla cosa. Difatti appunto abbiamo cercato di organizzarla in maniere diverse, cioè prendendo ad esempio come il tema contemporaneo del vampiro, che verrà sviluppato in una maniera un po' particolare. C'è il discorso della stregoneria, cioè dice come si fa a essere stregoni quando il mondo è dominato dai cristiani. Come si può affrontare, ad esempio, e questo lo affronterà già, il discorso della, del discorso della paura legato all'esistenza, al quotidiano, a se stessi dal punto di vista psicologico. Cioè si cercherà appunto di affrontare il nemico da più aspetti per dare delle chiavi, cioè nel senso che la nostra non sarà una predica, cioè nel senso di dire, si cercherà nel limite del possibile di dare alle persone gli strumenti che dopo dipenderà da loro se vorranno utilizzare o no per, certo, liberarsi dalla paura. Cioè noi non, certo, non tireremo via la paura. Cioè, ostra, l'ho lasciato di là, c'è una nuova tecnica che sta avvenendo negli Stati Uniti, no? Cioè sono i psicologi e i psichiatri che sono un po' incazzati con i filosofi. Perché? Perché si sta scoprendo che affrontando razionalmente, cioè attraverso il pensiero, la vita, molte di quelle che sono patologie psicologiche vengono superate. In realtà esistono delle patologie che noi ci creiamo proprio per l'incapacità di organizzarci nell'affrontare la vita. Per cui c'è una tendenza negli Stati Uniti, che noi la stiamo di fatto praticando da 10 anni, che è quella di riuscire a capire come funziona la vita, no? Cioè come affrontare la vita per organizzarsi nei suoi confronti, e nel far questo ci leviamo via tutta una serie di patologie che invece l'incapacità, cioè proprio la paura di affrontare la vita, ti innesta. Bene, c'è questa polemica negli Stati Uniti che ce l'hanno con i filosofi, naturalmente dopo le tecniche appartengono culturalmente a come vengono espresse. Perché in effetti se uno comincia a pensare ed affrontare la vita attraverso il pensiero astratto, cessa di avere quei timori che lo bloccano. Alla base di tutto c'è la conoscenza, cioè esatto, la lotta per la conoscenza, e la conoscenza è una cosa che soltanto la persona può acquisire, cioè nel senso che non esiste come nel monoteismo un Dio che ti rivela tutto e tu devi stare lì ad accettarlo e cercare di assecondarlo. Esiste sempre la conoscenza, ma che è costruita tramite l'esperienza delle persone e tramite la propria vita delle persone. Parleremo nell'analisi della teogonia, adesso comincio già a la necessità di sconfiggere le esperidi e di prendere i pomidoro, cioè la necessità che ogni uomo riesca, ogni donna riescano a cogliere i pomidoro della conoscenza. Guai se non riusciamo a fare questo. Ma difatti in tutte le mitologie c'è sempre qualcuno che va alla conquista di qualcosa, cioè non che ha la paura di questa cosa, cioè che sa che possono essere dei mostri terrificanti, però lui sa che deve affrontarli, cioè nel senso, per quanto possono essere terrificanti, per quanto possono essere mostruosi, per quanto essere pericolosi, la sua riuscita dipende dalla capacità di affrontarli. Esatto, ed è uno dei, se guardate molte favole, molte leggende, molte storie popolari, è uno dei leitmotiv, cioè dei motivi ricorrenti di quello che sono i vari concetti pagani che sono rimasti all'interno delle fiabe, delle leggende, delle storie, cioè colui che riesce a trasformare se stesso andando a cercare quella cosa che gli interessa e riesce a sconfiggere ciò che opprime. Dopo chiaramente i risvolti sono culturali, appartengono alle epoche, però ma questo difatti, motivo appunto, ma noi vediamo sempre in tutte le mitologie che c'è sempre la necessità di un padre di far diventare autonomo il figlio. E noi abbiamo l'esempio classico del fallimento della funzione del padre nella Bibbia, quella storia del figlio del prodigo, cioè alla fine il padre riesce a far rimanere sempre figlio figlio e non lo contribuisce a niente e anzi festeggia il fatto che la sua vittoria sul figlio, cioè il fallimento del figlio, certo, e non dà nessun aiuto che il figlio diventi autonomo. Infatti festeggia il fatto di aver vinto, di aver sconfitto il bisogno di libertà del figlio. Infatti questo ha il senso. Eppure è una storiella che si vengono a raccontare, che come bella, bellissima, come un esempio incoraggiante. Però se noi la analizziamo dal punto di vista psicologico, significa che di fronte a tutti i tentativi che fa il figlio di realizzare una propria personalità, di fronte a tutte le lotte che fa, il padre alla fine è contento che ne sia sconfitto e fa di tutto per mantenerselo. Esatto. Va bene, andiamo avanti con gli oracoli. Vi ricordo che stiamo arrivando ormai verso la fine con gli oracoli caldaici. È dal 1 aprile del 99 siamo avanti con gli oracoli caldaici. Siamo arrivati al frammento 179, i frammenti sono 190, per cui siamo arrivati praticamente alla fine. A chi piace sarà contento, chi non piace dirà finalmente è finito.
Dopo gli oracoli caldaici prenderò in mano il mobbing, ho già scritto il pezzo tutto re, e vi presenterò, perché riprendiamo attraverso il mobbing il discorso del crogiolo dello stregone, il discorso della stregoneria. Dopodiché c'è il Gesù bastonatore, e questo è concluso, e c'è il lavoro sulla teogonia che sta andando avanti, poi ho altri due lavori impostati, tipo quello della pulsione di morte, tipo l'altro, che però un po' alla volta verranno avanti, per cui state tranquilli che materiale ce n'è. Quanto ce n'è materiale? Ce n'abbiamo per 10 anni di trasmissioni, sì, anche, più o meno, anche di poi più, materiale si aggiunge sempre di più, insomma. Esatto, per cui fate un po' voi, insomma. Passeremo da un tema all'altro, per cui a chi piacerà di più la filosofia, a chi piacerà di più le divinità, la mitologia, a chi gli piacerà di più, insomma. Dopo devo anche affrontare il libro dei morti egiziano, c'era un po' di robette, un po' va bene. Allora, siamo arrivati al frammento 179, vi ricordo che è la serie di Tonelli che sto seguendo, e il frammento 179 è la veemenza della materia, puntini, puntini, puntini. La veemenza della materia, la determinazione della materia nell'essere partecipe alla trasformazione dell'inconscio in conscio. La veemenza nel non perdere la propria opportunità di costruire coscienza di sé e proiettarle nell'infinito dei mutamenti. La materia, come noi la intendiamo, organizza se stessa, spinta da padre, necessità e intento. E vedremo nella teogonia che cos'è l'intento, anche se ve l'ho già letto, per compattare coscienze di sé, che sommando la loro volontà e necessità che le ha generate, sviluppano se stesse nell'infinito dei mutamenti. La veemenza della materia è anche la voracità del mondo della ragione. Quando l'essere umano sviluppa se stesso e si costruisce organizzando il mondo che lo circonda in descrizione, questa diventa la descrizione della materia e pretende di essere l'unica realtà che il soggetto deve considerare nella formazione del proprio giudizio. La ragione, costruita dal soggetto per impulso della propria specie, pretende il possesso dell'essere umano, pretende che l'essere umano si sottometta a lei e organizza strategie d'agguato nei confronti dell'individuo affinché questi non costruisca giudizi partendo dal proprio sentire e dal proprio intuire. Hai tentato di agire secondo il tuo intuito e invece hai sbagliato. Questo afferma la ragione. In realtà il soggetto non ha sbagliato a tentare di agire secondo il suo intuito, ha sbagliato nel considerarlo per come la ragione pretende che venga considerato, uno strumento della ragione, inutile rispetto al ragionamento, fra virgolette, anche se qualche volta, per cause strane, suscita stupore. La ragione pretende che l'essere umano si consideri ad immagine e somiglianza del massimo raggiungibile concepibile, al centro di un universo che si deve muovere in funzione di se stesso. Così l'intuire non deve esistere se non come un lontano riflesso di qualche cosa dimenticato o come un dono contingente. La veemenza della materia impedisce all'essere umano di esercitare il proprio intuire, gli impedisce di togliere la ragione dal centro dell'universo affinché egli impari a navigare nell'intuibile che lo circonda. La veemenza della materia costruisce gli esseri, ma tenta di cortocircuitarli in se stessi. Solo la volontà dei soggetti, esercitata nella quotidianità attraverso le loro azioni, li libera dalla prigione del mondo che li ha generati, proiettandoli liberi nei mutamenti. Ogni mondo imprigiona i suoi nati. La volontà soggettiva mette in atto strategie attraverso le quali questi possono liberarsi dalla coercizione. La veemenza della materia si supera attraverso l'azione. La veemenza della materia si blocca attraverso la propria volontà. La veemenza della materia genera coscienze di sé, ma sta a loro, attraverso le loro determinazioni nel quotidiano, alimentare la loro volontà per liberarsi dalla costrizione della materia. E passiamo al frammento 180. Puntini, puntini, puntini. Il mondo che odia la luce. Puntini, puntini, puntini. La materia non è il mondo che odia la luce, il mondo che mette in essere strategie affinché gli esseri non sviluppino la loro coscienza di sé e la proiettino nell'infinito dei mutamenti. È il mondo della sconfitta della coscienza di sé che, fallita la loro possibilità di sviluppare se stesse nell'infinito dei mutamenti, si alimentano costruendo la sconfitta in quanti le circondano. Il mondo che odia la luce, oggi come oggi, è il mondo delle religioni rivelate che si alimentano dell'energia della sottomissione degli esseri umani. Sottomettere gli esseri umani significa privarli della loro volontà e della pratica delle loro determinazioni nel quotidiano.
significa impedire loro di divenire nell'infinito dei mutamenti, impedendo alla loro energia vitale di scorrere libera negli individui. Costringere gli esseri umani in ginocchio significa costringerli fin da bambini all'interno della ristrettezza emozionale per impedire loro di muoversi nell'infinito che li circonda. Oggi come oggi, il mondo che odia la luce è il mondo degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth, davanti al quale i bambini vengono costretti in ginocchio al fine di stuprare loro il futuro dell'infinito. Questo è il mondo che odia la luce. E passiamo al frammento 181, ne faremo altri tre, Francesco, velocemente. Nessun problema. 181, puntini, puntini, puntini. La corta evidenza, molto breve, no? Nei confronti di quale evidenza è necessario essere accorti? Nei confronti dell'oggettività nella quale stiamo vivendo e nella quale stiamo costruendo noi stessi. In che cosa consiste l'essere accorti? Consiste nella pratica della sospensione del giudizio. Sospensione del giudizio che non consiste nel non giudicare, ma nel non far dipendere l'azione dal giudizio. Essere accorti nei confronti della descrizione. Praticare l'atteggiamento scettico nei confronti di un'oggettività, il cui scopo è il coinvolgimento soggettivo per privare l'individuo della capacità di trarre fondamento da se stesso e dalle sue trasformazioni. L'evidenza è l'essenza e gli intendimenti del mondo che ci circonda. Intendimenti di appropriazione e sottomissione mascherati da offerte di amicizia e gentilezza. L'orrore si maschera coi colori dell'illusione, ma è solo il verme infilzato sull'amo che sottrae alla vita il pesce che illuso voleva saziarsi. L'illusione nasconde l'intenzione, il gioco scenico abbaglia, l'oggetto del contendere è lo spettatore che, affascinato dalla rappresentazione, perde la volontà dell'azione, ritrovandosi cadavere che cammina senza volontà di determinare la propria vita. È l'accortezza davanti all'evidenza, dove per evidenza si intende la rappresentazione con cui il ragno tesse la sua tela per imprigionare l'imprudente. L'evidenza è mascherata nelle preparazioni dell'agguato per catturare lo spettatore. Lo spettatore deve fingersi abbagliato per mantenere compatte le sue forze e sottrarsi. Il gioco dell'agguato ha le sue vittime, i suoi trionfi, le sue miserie. Gli esseri che vivono d'agguato tessono grandi sfide della vita. Miserabili quegli esseri che, vivendo d'agguato, perdono di vista l'intento per il quale hanno tessuto la loro strategia. Hanno perso loro stessi, la loro opera e gli strumenti che in questa hanno coinvolto. Passiamo al frammento 182, non li commento ulteriormente. Puntini, puntini, puntini. L'evidenza è nel profondo. Dov'è l'evidenza nell'arte dell'agguato? Nella sua rappresentazione. Dov'è l'intento espresso dall'arte dell'agguato? Nel suo profondo. Come si arriva a ciò superando la rappresentazione? Trasformandosi e superando l'illusione del presente. È la capacità di trasformazione soggettiva capace di fornire i mezzi al soggetto per superare l'illusione della conoscenza e del sapere. Soltanto quando il sapere sono strumenti di cui il soggetto si serve per costruirsi e dilatarsi nell'esistente, può superare la forma della rappresentazione per giungere al profondo. Il Dio padrone buono dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra. La rappresentazione è la sua bontà, l'essenza è il suo intento e il massacro degli esseri umani. La sceneggiata della rappresentazione chiede agli esseri umani di adeguarsi e di accettarlo nel momento stesso in cui le sue armi pretendono il diritto di macellarli. L'evidenza è nel profondo, e oltre l'illusione soggettiva quale prodotto della rappresentazione oggettiva. L'illusione si può rimuovere attraverso la volontà espressa nelle azioni del soggetto e finalizzata alla dilatazione e alla costruzione del soggetto stesso. Chi si assoggetta alla rappresentazione non è in grado di chiamare le cose col loro vero nome. È costretto a soggettivare la rappresentazione riproiettandola nell'oggettività come illusione soggettiva. In questa operazione egli si schiera coi distruttori della vita. I distruttori, attraverso la rappresentazione, hanno distrutto la sua possibilità di usare la volontà
ed egli si affianca a loro per aiutarli a distruggere la volontà dei singoli esseri umani che ancora hanno la forza di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Chi ha distrutto se stesso nella rappresentazione chiama chi dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza illuso. Ma chi ti credi di essere? Oppure, ma cosa credi di fare? Chi ha distrutto se stesso non è riuscito a giungere nel profondo, eppure era evidente, e nel profondo delle cose che si cela il respiro infinito di libertà. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, che è il 183. Asservito a eterea profondità. Puntini, puntini, puntini. Nella profondità giace libertà. Libertà giace sempre nella profondità delle cose, nella profondità del sapere, nella profondità della conoscenza, nella profondità dell'infinito. Libertà alimenta ogni cosa che esiste, spingendola a rimuovere gli ostacoli che bloccano il suo sviluppo. Essere asserviti alla profondità eterea significa essere asserviti a libertà. Significa aver praticato l'esistenza come sfida al fine di rimuovere gli ostacoli che bloccano o rendono difficoltoso alimentare il Dio che cresce dentro se stesso. Essere libertà significa essere intolleranti nei confronti delle costrizioni. Essere libertà significa mettere in atto strategie affinché la nostra soggettività si sviluppi. Essere libertà significa usare la volontà soggettiva per chiamare gli dèi con i quali camminare assieme e costruirsi nell'infinito. Essere libertà significa impedire alle rappresentazioni delle sceneggiate della vita di afferrare la nostra attenzione, rendendola prigioniera e dipendente da fattori esterni all'individuo. Essere libertà significa muoversi nell'infinito dei mondi eterei, dove la ragione non è in grado di giungere con la sua descrizione e determinare il giudizio nel tentativo di imprigionare in essa l'azione dell'individuo. Essere asservito a eterea profondità significa aver davanti agli occhi l'infinito dei mutamenti e delle trasformazioni che ci attendono e che possiamo percorrere soltanto rimuovendo gli ostacoli che bloccano il nostro dilatarci nell'infinito. Essere asserviti a libertà significa essere noi stessi libertà. E con questo per oggi ho finito per gli oracoli caldaici. La prossima volta daremo l'ultima botta per arrivare fino alla fine, saranno 10 pagine di lettura, un po' più pesantine di oggi, ma daremo la fine agli oracoli caldaici. Va bene, Francesco? Sì. Andiamo avanti con questo, oppure andiamo avanti con l'attualità. Vabbè, che c'hai sotto mano? Ma niente di particolare, perché è stata una settimana un po' particolare per solo la rassegna stampa, ne ho fatta poca. E io voglio ricordare appunto alcune cosette. Beh, che siamo a febbraio e anticamente per gli antichi romani era il mese della purificazione. Voglio ricordare come appunto a metà febbraio c'erano i rituali dei Lupercali, che erano un rituale fondamentale per Roma. Il 12 febbraio, credo. Sì, a metà febbraio, siccome ci siamo vicini, è giusto ricordarlo. E soprattutto appunto quello che è fondamentale, che potremmo ricollettersi al discorso dei Lupercali, è sempre la capacità delle persone di fronte a nuove esigenze, diventare nuovi riti, cioè nel senso di non fossilizzare la propria esistenza nella ripetizione ossessiva di qualcosa, cioè nel senso che il rituale dei Lupercali non è un rituale che viene ripetuto perché c'è stato un inizio e di conseguenza, come nel monoteismo, viene ripetuto di fronte a una necessità della vita, a una necessità della città e delle persone, si trova la soluzione nell'istituire un nuovo rituale. Ma questo rituale non veniva fatto tanto in onore di una divinità o per festeggiare o onorare una divinità, veniva fatto in quanto rappresentava una necessità dell'uomo, della società, delle persone, e in questo senso veniva ripetuto appunto perché era funzionale e aveva dei benefici. Nel monoteismo questo non avviene mai, cioè nel senso che le persone sono sempre obbligate a dover festeggiare Dio perché Dio le ama, cioè poi che le persone si debbano arrangiare per trovare delle soluzioni, questo è secondario, cioè nel senso, anzi, se Dio gli manda qualche pestilenza, qualcosa di negativo, è giusto perché con la sofferenza assomigliano a Cristo che è sofferente. E questo, ad esempio, è un elemento che ci permette di affrontare delle tematiche, cioè nel senso, e anche delle differenze tra il monoteismo e il politeismo, cioè nel senso che
Per il monoteismo esiste un inizio ed è questo inizio se il punto discriminante, e tutto quello che segue dopo deve essere soltanto un onore al passato. Nel politeismo noi sappiamo che di fronte al cambiare della vita, delle stagioni, dello Stato, della società, esisteranno dei nuovi riti, cioè nel senso che la capacità di trovare delle relazioni con le divinità non è legata alle divinità, ma è legata alle persone. Perché le divinità le percepiamo noi, esatto. Cioè siamo noi che percepiamo la forma della divinità. Perciò quando qualcuno pensa di dire io vorrei diventare pagano non significa farsi battezzare come fanno i cristiani, fare la comunione, confessarsi, sì, in effetti mi è arrivato un'email di uno che mi diceva, un'email, una posta elettronica, uno dice voglio diventare pagano, sì, vabbè, io cosa ci posso fare, cioè non so, forse pensava che lo iscrivessimo con la tessera o un battesimo di fuoco o roba di questo genere, cioè. Sì, sono cose che vengono fatte folcloristiche, cioè nel senso che hanno una funzione per le persone che gli danno un valore, ma non è che hanno un valore in se stesso, cioè, i rituali nel paganesimo sono le persone che riconoscono il valore in queste cose, sì, cioè non è che il fatto che tu fai un rituale diventi pagano e di conseguenza ti permette la consacrazione, cioè, certo, è la tua capacità di dare valore a quel rituale, no, ma il rituale non ti dà nessun valore in se stesso. Certamente. Per questo appunto volevo, partendo dal discorso di Lupercali, affrontare queste cose, anche perché la cosa fondamentale in ogni paganesimo, col rituale si vuole creare un ponte, si vuole creare un collegamento, non si vuole festeggiare o ricordare o ripetere qualcosa, ma si crea un nuovo collegamento con una nuova divinità. Io adesso non ce l'ho qui, l'ho messo però su internet, su Federazione Pagana, dove ci sono i riti, sì, ci sono tutta una serie di riflessioni, ci sono alcune pagine che vanno a dire cosa noi intendiamo per rito, cioè il fine, anche il rito che facciamo sull'altipiano di Asiago, sì, in fondo è il fine di un percorso, cioè il rito in realtà è già stato fatto quando noi arriviamo là, perché è la somma degli intenti delle, sì, singole persone. Per cui dire ho partecipato al rito sull'altipiano di Asiago è irrilevante, se non come la persona che si è preparata per farlo, cioè ha avuto il pensiero, l'intento per, sì, andarlo a fare. Per cui i riti noi non potremmo fare quelli che vogliamo, quelli che desideriamo, perché è la persona che si trasforma e il rito è solo una manifestazione esterna di quello che è l'attività della persona, né più, sì, né meno, insomma. D'altronde appunto poi una differenza sostanziale appunto fra il monoteismo e il politeismo è quella, cioè nel senso che nel monoteismo abbiamo una ripetizione ossessiva, meticolosa e precisa, e soprattutto abbiamo la, diciamo, la funzionalità solo di alcuni luoghi, solo di alcune persone, cioè nel senso che esiste una gerarchia ed esiste una validità di luoghi ed esiste anche una validità sugli oggetti che vengono usati. Nel monoteismo il rito sancisce il possesso, cioè nel senso che quelli che vanno a quel rito sono quelli che sono posseduti da chi esercita il rito, cioè è il prete che fa il rito. Nel paganesimo è ogni soggetto che partecipa al rito, anche se un giorno verrà una situazione tale per cui che sarà degli officianti, che saranno più che altro degli armonizzatori, sta di fatto che tutte le persone partecipano al rito in ugual misura, e le persone che vanno al rito vanno per esporre se stesse, per determinare se stesse, per cui sono, non sono persone che vengono possedute da chi officia il rito, ma sono persone che manifestano il loro intento, le loro intenzioni, il loro modo di essere, e sono due cose completamente diverse. Sì, ma difatti questa percezione chiara tra una differenza tra il monoteismo e il politeismo, cioè è già, si vede nel corso delle streghe, cioè nel senso che quando ad esempio gli inquisitori cattolici, non del passato ma potrebbe essere anche del presente e del futuro, vanno ad accusare le streghe, non accusano le streghe di avere degli oggetti particolari con cui fanno i riti, cioè dicono le streghe se sono donne usano la scopa di casa, cioè, invece loro hanno bisogno di usare l'ostensorio, devono avere l'ostia consacrata, devono sapere che è il sangue di Cristo. Quando ad esempio accusano le streghe di andare al volo, il volo viene fatto perché le streghe si ungono il loro corpo, cioè nel senso che non vanno lì in adorazione di un cadavere, sanno che il mezzo per arrivare a quello che sono è passare tramite il loro corpo, di conseguenza non si mettono a pregare Gesù Cristo fammi la grazia, sanno che tramite il loro corpo possono diventare questo. Quando gli inquisitori accusano le streghe ad esempio di utilizzare oggetti, non dicono usano un calice consacrato al sangue di Cristo, vi accusano di usare il cagliero di casa, per usare un termine evento, sì, per capirsi. Dopo si montano la testa pensando che le loro ostie abbiano un po' di magia, allora ecco le streghe ci rubano l'ostia, i satanisti ci rubano le ostie. In realtà è solo potacci. Cioè, sì, sì, no.
C'è solo un cattolico può avere l'idea, sì. Un cattolico che passa a fare satanista, ma da cattolico può avere l'idea di fare qualcosa di male che abbia della magia, ma è solo una questione di perversione personale, cioè dare qualcosa sì. di magico all'interno di strumenti del cattolico è solo una perversione da cattolici uh-huh. e basta, insomma. Sì, ma sì, difatti sì. per un pagano gli strumenti e i mezzi dei cattolici non hanno nessun valore, cioè nel senso che sono delle schifezze, cioè nel senso basta pensare a quella schifezza che è il cadavere di Gesù Cristo messo sui crocifissi, cioè dal punto di vista estetico, insomma, che poi non si unga dal punto di vista proprio dell'immagine della psiche. Ha più valore un albero. Sì, ma difatti poi una cosa che ad esempio ci fa comprendere la differenza fra i comportamenti è ad esempio il discorso ad esempio che i pagani dicono, i pagani hanno dei rituali in cui le persone partecipano. E difatti gli antichi inquisitori accusavano le streghe di partecipare al sabba e di vivere il sabba, cioè non erano come spettatori ma erano partecipanti. E lo studio del sabba dipendeva dalla partecipazione di tutti quanti, cosa che ad esempio loro dava fastidio perché logicamente se andiamo a rigirare in ambito cristiano, la messa c'è sono le pecore che partecipano e c'è il pastore che celebra. Che è proprio, e infatti diventava proprio un'accusa degli inquisitori verso le streghe il fatto che loro partecipassero e fossero attivi in questo rituale. Cioè, e soprattutto da questo rituale ne traessero un piacere, il che era ancora più sconvolgente. Scusa, la cosa più sconvolgente è che i cristiani accusano gli altri di fare questo, sì. cioè parte fare il giochino della trave di qualcos'altro, però accusano gli altri di fare questo, cioè pensa che st'altri gli adorano una statua, cioè sono tutti davanti in ginocchio davanti a statue che non hanno nessuna, sì. nessuna e però sono gli altri che adorano le statue, sono gli altri che si mettono in ginocchio, ma pensa che piego che sei gli altri. E guarda questo gioco degli altri, no? Sì, di quello che fanno loro è l'esoterismo di Giovanni nei Vangeli, usa questo. Sì, ma che poi viene sempre al discorso di Cristo, cioè nel senso una cosa che appunto Cristo si pone in negativo e sarà sempre, e Cristo andrà sempre citato in negativo, cioè io penso che se anche uno ci leggesse 10 volte la Bibbia non troverebbe nessun valore positivo in Cristo. No, nessuno può trovare valore positivo se lo si identifica col macellaio, con qualche amata, con Cristo che dice stense nocio, se tu diventi criminale hai un'affinità con un criminale come Cristo, cioè questo è fondamentale, ma se uno lo va a leggere come diciamo derivarne qualcosa non ne trae nessun beneficio, nessun giovamento, cioè, a parte la perdita di tempo di andare a leggere la Bibbia, ma poi si noterà sempre il comportamento che dice io sono, voi che seguite me avete valore perché io vi do il valore, se no voi sareste proprio delle merdacce qualsiasi, il fatto che voi avete fede in me vi fa diventare migliori, ma non perché voi siete i migliori o perché dimostrate di essere i migliori, ma soltanto perché io vi ho pescato come dei scemi e di conseguenza mi venite dietro e gli altri sono cattivi perché non vi seguono. Cioè, questo è il concetto. Non fa un'affermazione di dire fa io sono e voi cercate di essere, no. Quello che voi siete a Cristo non ne frega niente, perché lui è stupido. Cioè, a lui interessa ripetere sempre il meccanismo del gregge, cioè il meccanismo in cui portano gli altri a non avere valore. Difatti, cosa c'è? Ad esempio, una differenza sostanziale, ad esempio, si vede anche dal punto di vista della struttura religiosa, ad esempio, nella stregoneria, una strega diventava strega perché era strega. Nel cristianesimo uno diventa sacerdote perché viene consacrato da qualcuno, da un altro, sì. Cioè, nel senso che in sé non può avere niente e se non ha questa consacrazione non può far nulla, cioè nel senso che è un incapace qualsiasi, cioè come il pensare che l'imposizione delle mani o un certo rituale desse valore alla persona, cioè questo è significativo, che vuol dire che se noi tiriamo via la persona possiamo metterci qualcos'altro in quanto è l'esterno che gli dà valore. I gesti hanno un'importanza in magia e stregoneria quando sono una esposizione dell'intento della persona. Uh-huh. In realtà chi fa effettivamente l'operazione magica, uh-huh. l'operazione stregoneria, è l'emotività che viene espressa. L'emotività, l'intenzione, la strategia, la trasformazione soggettiva. I gesti che noi facciamo, solo se sono manifestazioni di questo, hanno il potere di trasformare le cose. Se non sono manifestazioni di questo, sono solo gesti. È come fare il meccanico, cioè chi fa il meccanico e basta, e chi fa il meccanico cercando di avere un percorso di stregoneria. Cioè sono due cose diverse, c'è il falegname e basta, e il falegname che fa delle operazioni di magia. C'è il fabbro e basta, e il fabbro che fa operazioni di magia. Però tutto è l'animo, l'intento della persona, è ciò che la persona mette di suo nelle azioni. Sì, il problema è, cioè, sempre questo qua,
È giusto l'acquisizione di alcune tecniche, ma questa acquisizione di questa tecnica, diciamo che diventa neutra nel momento in cui non si acquisisce la conoscenza di cosa utilizzi, esatto, e di cosa vai a utilizzare, infatti, che è cosa fondamentale. Di conseguenza, la conoscenza delle tecniche non è significativa, non è realizzante della funzionalità stessa. Qual è il fallimento di tutta la stregoneria e di tutta la magia? Quando si copiano i gesti, si copia la ritualità che ha una persona, però senza la tensione, senza l'emotività, senza il percorso di strategia che la persona ha messo per fare quei gesti. C'è un episodio: Castaneda va a trovare uno stregone, questo stregone si chiamava Sacateca, lui concentrava se stesso, concentrava il suo vedere con gesti di danza, ma era lui che aveva bisogno di questa attività per concentrare se stesso. E lui danzava molto bene, perché farlo fin da bambino, cioè farlo dopo pochi di anni diventi bravo, per cui era considerato un bravo danzatore. Ora, se uno lo imitava, ne imitava i gesti, ma non imitava il potere che lui metteva e esprimeva. E non acquisiva il potere, cioè nel senso che la ripetizione meccanica, senza la comprensione del significato e la capacità di entrare in contatto con le cose che ci sono, è secondaria, cioè non ottiene nessun risultato. Per questo è sempre fondamentale dare importanza sempre alla capacità della persona, cioè nel senso che non è che nella ripetizione delle cose che si ottengono, è nella capacità delle persone di realizzarsi. Cioè i cristiani, la cosa che insegnano in più ai bambini, la prima cosa è pregare Gesù Cristo, che poi questo è fondamentale, cioè questo li aiuta. Cosa fanno i cristiani nei confronti dei bambini? Li devono battezzare perché sono impuri, cioè, li marchiano. Sì, questo significa chiaramente che è soltanto un'azione ripetuta, e soprattutto su una persona che non è incosciente, per loro è significativa, e questo è sufficiente, proprio perché deriva dalla criminalità del messaggio della predicazione di Cristo. E soprattutto la cosa fondamentale in qualsiasi cosa per i cristiani e per i monoteisti è impedire che gli altri facciano delle cose proprie. L'assurdità, per esempio, te la leggo adesso, no? C'è una sentenza vicentina, aiuta la coppia di Castrovilli, si chiamerà Asia. Cioè, potrà chiamarsi Asia, attenzione, ma non come il continente, bensì come Oceanide, figlia di Oceano e Teti. Cioè, questi qua non sapevano neanche che il termine Asia nasce da una ninfa. Sì. Per cui, quando tu perdi l'origine delle cose, quando Nemesi ti assale, quando perdi la memoria delle cose, resta il gesto, resta semplicemente la scenografia e basta. E questo è il vero dramma che esiste. Cioè, le persone che non sono in grado di tirar fuori l'animo che hanno dentro, la loro emotività, di sconfiggere la paura, per cui arrivare alla lucidità e affrontare gli altri nemici della stregoneria, restano semplicemente delle persone che appartengono al gesto, e il gesto le sottomette, perché la scenografia, e abbiamo detto anche prima, no? Sì, no, ma significativo in questo senso, sai, quella sentenza della Cassazione in cui assolvevano una persona perché aveva mostrato un fallo, un cazzo di plastica. Il problema è, no, è ancora più sottile la cosa, non l'hanno assolto, l'hanno condannato. Aspetta, hanno assolto la motivazione, assolvevano il fatto di mostrare peni di plastica, perché dice la forma del pene, sia anticamente sia con i pagani, che poi la Castone faceva una citazione religiosa, dice, appunto, esisteva un culto. Sto qua però faceva il porco, cioè nel senso che faceva lo sceno, ed era un ispettore di polizia, faceva lo sceno, vicequestore, faceva anche lo sceno, cioè faceva schifo con i suoi geni, per cui è stato condannato, ma è stato dichiarato che chiunque porterà peni di plastica in giro, o esporrà peni, o metterà in mostra parti sessuali, qualunque esse siano, non può essere condannato per mostrare dell'oscenità. Esatto. Questo è la... Che poi non sono dell'oscenità. Sì, non sono, sì, ma infatti... è osceno quello che fai, eventualmente, ma non cioè quello che inviti, quello che... Sì, con come accompagni, che come accompagni la cosa, e qual è anche, e non, diciamo, la cosa in se stessa. La cosa in se stessa. Difatti questo è significativo ed è anche una bella conquista. E soprattutto è stata significativa che la Cassazione, per assolvere questo fatto, diceva: beh, adesso non è così, però esistevano dei culti pagani in cui c'era il culto del fallo. Di conseguenza, anticamente, ben prima del cristianesimo, la cosa non era oscena. Infatti non è perciò se al prossimo viaggio del Papa qualcuno vorrà salutarlo mostrandone un fallo di plastica, non lo so se in quel caso potrebbe essere, perché può essere, no, potrebbe configurarsi un'offesa in quel caso, perché è fatto una cosa intenzionale. Una battuta, no, se uno gli espone in un negozio, se uno gli espone in
una vetrina, se uno è, quello non è, cioè se uno invece di mettersi a crocetta sullo specchietto della macchina mette un fallo, non è perseguibile. Per piuttosto di un crocifisso che fa, che è voluto, insomma, può essere una può essere una soluzione migliore. Bene, no, ma, sì. No, ecco. Io appunto volevo anche ricollegarmi a questo fatto per dire significativa, cioè in maniera significativa, che poi questo processo è stato fatto proprio perché sono cristiani che hanno introdotto un principio che gli altri non possono fare delle cose, esatto. Nel senso. E questo qua non è un principio che è solo passato, perché la cosa più veramente brutta è che lo vanno ad applicare anche negli altri. Ecco, allora io ho un piccolo articoletto della Repubblica dell'8 febbraio 2000. E allora, un abate di Subiaco scrive all'USL chiedendo di non fare aborti durante il giubileo. Siamo allo scenito. Cioè, veramente. Leggiamo il trafiletto. Sospendere la pratica degli aborti nell'ospedale Angelucci di Subiaco durante il giubileo è la richiesta inviata dall'abate di Subiaco Don Mauro Meacci in occasione della 22esima giornata mondiale per la vita. Al commissario straordinario della ASL Roma G. La lettera è stata diffusa dall'Osservatore Romano, l'abate ricorda poi i 1500 anni dell'avvenuto di San Benedetto a Subiaco, dove iniziò, aperta la parentesi, la sua grande opera di civilizzazione e cristianizzazione dell'Europa, che ha trovato nel rispetto della dignità di ogni uomo, specie se debole e indifeso, il cardine fondamentale, chiuse virgolette. Tutto ciò, scrive Don Meacci al commissario della ASE, mi spinge a domandare di sospendere durante tutto questo anno giubilare la pratica degli aborti nell'ospedale Angelucci, di riconsiderare per il futuro l'opportunità di evitare questa attività. Faccio osservare che c'è una mozione di 400 organizzazioni non governative presso l'ONU per la cacciata della città del Vaticano da tutti gli organi dell'ONU. Cioè l'attività del Vaticano nel tentativo di destabilizzare tutti i paesi del terzo mondo, costringendo le persone a fare figli, impedendo la diffusione di preservativi, impedendo l'uso di pillole, impedendo l'uso di tutto quello che è la protezione, sta facendo dare il volta stomaco a 400 organizzazioni non governative che stanno chiedendo all'ONU di allontanare il Vaticano. Al che dicono più o meno queste organizzazioni, io qui non ho il ritaglio perché è della prossima rassegna stampa quello che faccio, dicono è come se mettessimo negli organi dell'ONU Walt Disney a fare dichiarazioni sulla società, insomma sugli esseri umani. Sarebbe più attendibile e più rispettabile. Sì, beh, insomma, il Vaticano e Walt Disney non è che ci sia molta differenza. Beh dai, insomma almeno fa ridere di più qualche volta, vabbè. Perché il Vaticano fa arrabbiare di più, insomma, sinceramente sì. Walt Disney dal punto di vista della dignità è decisamente migliore del Vaticano, cioè nel senso che livello di comicità, insomma, c'è. Però di fronte a una simile affermazione che è veramente grave, cioè nel senso di dire, siccome c'è il giubileo, che è una falsità, perché i 2000 anni di Cristo, gli altri non hanno diritto di fare delle cose, cioè nel senso che non si dice noi vogliamo festeggiare come vogliamo e gli altri sono liberi. No, siccome noi siamo i rappresentanti di Dio, siamo gli unici rappresentanti, siamo quelli che detengono il potere, quelli che hanno avuto la rivelazione, quelli che hanno fede, abbiamo diritto di chiedere agli altri di non fare quello che vogliono. Vabbè. Cioè, adesso lo chiedano, sì. Dandogli corda potrebbero fare qualcos'altro. Cioè, e poi in maniera significativa non è che questi facciano chissà che, cioè, sono persone che hanno la necessità di abortire o di non creare sofferenza. Sì. E solo perché c'è il giubileo, certo. Non hanno neanche il diritto di fare questo, soltanto perché loro lo chiedono. Cioè, rendetevi conto che di fronte a questo comportamento, logicamente, quali possono essere i passaggi successivi? E questa lettera non è una lettera folcloristica di un paese locale, perché l'Osservatore Romano l'ha riportato. Esatto. Cioè, il che vuol dire che quello che questo prete pensava, l'Osservatore Romano lo fa suo. Certo. Cioè, e pensate a questo, cioè, che si arriva a chiedere agli altri, perché non si dice. Poi il discorso dell'aborto abbiamo sempre detto, non si dice che dovete abortire, sono liberi di non abortire se loro vogliono, ma perché hanno la necessità di imporre un comportamento agli altri, anche perché non è un comportamento pubblico, cioè nel senso che non è una manifestazione come ad esempio
mostrare il fallo di plastica in strada. Certo. Cioè, non è una cosa che di fronte a loro, che loro che sono inibiti e sono perversi sessualmente, li può scatenare alle sue chissà quali turbe sessuali, il vedere un pene di plastica mostrato. Non hanno bisogno di schiavi. No. Di fronte a una persona che poi rappresenta, può rappresentare per molte donne un dramma. No, è sempre un dramma in ogni caso. Rappresenta un dramma, rappresenta anche una necessità, rappresenta una situazione in cui si vuole anche evitare la sofferenza, perché ad esempio sappiamo benissimo come sono le condizioni familiari o come sono le condizioni esistenziali di molte madri, e di conseguenza di fronte alla necessità di non creare nuova sofferenza, questi dicono no, siccome noi festeggiamo il giubileo, voi non potete fare e questo. E quante paure hanno innestato su ragazzine, quante paure, paura addirittura di dirlo alla madre, al padre, che sappiano cosa hanno fatto, sotto una scopata. Ma di fronte, poi questo comportamento è significativo, cioè che della salute fisica e psichica delle donne non mi frega niente. D'altronde il loro scopo non è quello di togliere la sofferenza, ma di gestire la sofferenza. E il comportamento dell'abate di Subiaco non è differente da Madre Teresa di Calcutta, che andava a prendere i poveri per le strade, ma li portava in ospedali per farli soffrire, perché la sofferenza rende simile a Dio. Cioè, questo è il discorso fondamentale che dovete capire, che esiste un istinto criminale nell'essere cristiani, e il cristianesimo è criminalità. Il guai è un altro, cioè fra poco arriveranno le celebrazioni per Giordano Bruno, no? Naturalmente Giordano Bruno è fatto suo da tutta una parte laica enorme di persone, eccetera, no? Però chiaramente a questo, come gli gay del resto, la Chiesa Cattolica si sta opponendo in maniera folle, anche con trucchi beceri, tipo quello, facciamo in manifestazione perché noi riconosciamo Giordano Bruno, in fondo non dovevamo proprio coparlo. Però il problema è molto più grosso, questo discorso qua vale per tutti i laici in ascolto e tutto il resto, ma finito le celebrazioni di Giordano Bruno, cosa resta? Sì? Il Sodano fa una dichiarazione precisa, ve la leggo dalla Repubblica del 29 gennaio del 2000, attenzione, dice: ripensateci, parla dei gay, ma vale per tutti, questa città è sacra. Ricordate a tutti i laici che sono in ascolto, ricordatevi che gli unici che possono contrastare il Sodano a dire che quella città è sacra siamo noi. Sì, esatto. Perché noi rivendichiamo ogni pietra sacra di ogni tempio che ci appartiene, di ogni sentire umano. Per cui quella città è sacra non per i cattolici, per quello che loro vogliono, ma è sacra anche per i pagani, è sacra anche per i gay, è sacra per Giordano Bruno, è sacra per i laici ed è sacra per tutti. Ma noi siamo quelli che vanno a dire: restituiteci le pietre sacre, perché questa città è sacra. Perché noi come pagani possiamo fare questo. Ricordatevelo questo, a memoria. Se qualcuno in ascolto... Ma tra l'altro io vorrei aggiungere una cosa molto semplice. Che la prima richiesta pubblica di considerare sacra per il paganesimo la città di Roma fu fatta, se adesso io comunque ho ancora la documentazione, fu fatta nel 1982. Qualcuno andò a Roma, parlò con il sindaco e chiese che alcune aree di Roma fossero conservate al culto degli dei, tra cui il Pantheon. Di conseguenza non è una lotta da adesso, ma soprattutto quello che è fondamentale, il discorso è questo qua: l'opposizione verso l'intolleranza cattolica e cristiana non viene fatta intanto in quanto le loro manifestazioni, ma in quanto i loro principi. Cioè, gli unici che possono contestare i principi siamo noi dal punto di vista religioso, in quanto abbiamo dei principi che sono diversi, che sono alternativi, che sono inconciliabili. Perché nel momento in cui un laico dovesse chiedere al Papa, chiedi scusa di qualcosa, il Papa chiede scusa, benissimo, lui potrà continuare a ripetere i suoi comportamenti. Cioè, non cambierà. Non cambia assolutamente nulla. Poi lui troverà un artificio per chiedere scusa in maniera particolare, ma cosa cambia della sostanza di riferimento, dell'ideale di riferimento, dei principi cui lui prende il suo agire? Lui si rende conto che in quel momento gli para male, esatto. E pariamoli e curiamo gli interessi, cioè salviamo il gregge e dopo ne riparleremo, e dopo faremo i conti, faremo i conti, esatto. Cioè, allora cosa serve ad esempio che le femministe, i gay, chiedono dei sacerdoti dentro la Chiesa? La Chiesa potrà arrivare anche a riconoscerli, perché nel momento in cui uno chiede la necessità che la Chiesa dia sacerdoti donna o gay, significa chiaramente riconoscere il valore alla Chiesa. Cioè, uno che ha una propria dimensione, che me ne frega a me
che dice sia un sacerdote, se io appartengo a una minoranza religiosa o a una minoranza di un certo tipo, che dentro la Chiesa ci sia un mio rappresentante o che uno della mia rappresentante entri lì, significa che io accetto il Dio, accetto il Cristo e accetto la Chiesa, accetto l'ordine di conseguenza, fare stragi, accetto tutto. La Chiesa si trova vincente nel momento in cui dice, vedi, anche questi che sono oppositori, che hanno dei comportamenti che noi disapproviamo, che noi non accettiamo, hanno la necessità di chiedersi qualcosa, il che vuol dire che noi siamo nel giusto. Cioè, questa è la cosa terrificante. Infatti io trovo veramente stupido quando sento parlare che le donne chiedono, abbiamo la necessità di avere delle donne che diventano sacerdoti cattoliche, il che vuol dire che tu sei cattolica. Significa che per te quel Dio che ha perseguitato uomini e donne per migliaia di anni va bene, purché qualcuno della tua specie ci appartenga. Cioè, è come dire, vabbè, tu hai una società che rende, fammi anch'io azionista e io continuo a ripetere che la criminalità. Come si dire, se le stragi, anziché essere state fatte da Hitler, fosse state fatte da un Hitler con la vagina, fossero state più accettabili o accettabili in maniera diversa. Cioè, non ha senso chi fa l'azione o chi fa le cose, sono le cose stesse e i principi che le spingono ad essere, che sono importanti, non tanto il soggetto che le fa. Dividere le persone per razza, per sesso, per qualsiasi cosa, è sempre una porcheria, sempre. Anche perché dopo alla fin fine l'unica divisione c'è fra ricchi e poveri, perché anche se arriva un slavo, da uno che gli sta sulle palle, uno slavo che ha 100 milioni in mano, non gliene frega niente che è slavo, tanto per essere chiari, insomma, dai, siamo seri. Io mi ricordo il razzismo, e dopo alla fine c'era il bravo giocatore del calcio che diventava nero o cosa, che diventava l'idolo del folle, per cui non è una questione di razzismo, è una questione di interessi soggettivi, insomma. Sì, ma d'altronde è sempre un problema poi dal punto di vista pratico, un problema di mercato, cioè nel senso. Ma quello è il punto che io trovo più grave, è più questo, cioè che chi dice di portare avanti delle rivendicazioni a favore di una certa categoria o di certe persone, poi alla fine significa il fallimento delle sue teorie. Certo. Perché ad esempio io non andrò mai a chiedere al Papa, chiedi scusa per i pagani che ha ucciso. No, qui perché c'è. So che se si ripresentasse l'occasione, lui ne ammazzerebbe ancora. Ci sono alcuni capi di alcune religioni indigene, no? Che hanno fatto una lettera dicendo chiedi scusa anche ai pagani. Noi dissentiamo su questo tipo di atteggiamento, perché in effetti esistono molti gruppi, no? Anche pagani in America, che considerano se stessi e i cattolici e i cristiani come parte dell'umanità, parte di un insieme. Noi invece dissentiamo su tutto questo, è fondamentale. Perché per noi sono i principi che sono importanti, cioè esistono i principi della vita e i principi della morte. Non possiamo dire l'uno e l'altro possono essere conseguenziali all'interno della vita, ma non possono essere conseguenziali all'interno del sistema sociale che si sta espandendo. Cioè, io non posso imporre principi di morte all'interno di un sistema sociale, non posso accettare la devastazione di una foresta se ho il sentimento per le foreste, accetterò il taglio se non necessità, ma non la devastazione per la devastazione. Organizzerò il taglio in maniera tale di non distruggere le risorse che io possiedo. E non dirò mai io devo rispettare la natura, perché io sono parte della natura. Certo, quando vedo saccheggiare la natura dico ci vorrebbe più rispetto, ma non è una questione di rispetto, perché non è una cosa diversa da me, è parte di me, cioè io vivo dentro, per cui rispettare me stesso, rispettare la natura è la stessa cosa. Questo non significa che se una zanzara mi punge non l'ammazzo, questo è un altro discorso. Però il fatto è che la natura non è una cosa diversa da me, per cui quando uno mi dice devi rispettare la natura perché tua sorella, a me mi fa schifo, sì, è esatto. Detto da Wojtyla, cioè veramente mi dà il volta stomaco, per cui con questi principi io non posso assolutamente niente a dividere, loro mi ammazzeranno, cioè mentre io tollererò che magari loro facciano le loro porcherie purché non invadino la vita, e loro cercheranno sempre di ammazzarmi perché io sono sempre un tallo nell'occhio, e questa è la vita. Ma d'altronde lo scontro fondamentale, appunto, cioè, ed è insopprimibile, cioè nel senso che il politeismo può sopportare qualcuno che dica io sono la verità, perché il politeismo sa che lui non è la verità. Il politeismo può sopportare qualcuno che dica io sono l'unico Dio, ma non può sopportare quando qualcuno dice metti in pratica io sono l'unico Dio, cioè quando lo impone ad altri. Esatto, quando lo impone al sistema civile. Se a qualcuno piace così va bene, ma il problema è che il monoteismo ha sempre la necessità di imporsi, cioè nel senso perché non ha strumenti
per realizzarsi, non ha agganci con la vita, cioè è una cosa artificiosa, mostruosa, innaturale, esterna alla vita, che si impone sulla vita, e la vita sarà sempre destinata a combattere e a ribellarsi di fronte alla follia del monoteismo. Di conseguenza, il fatto che noi attacchiamo il monoteismo è proprio perché ci rendiamo conto che è un principio che è inconciliabile. Poi, ma non perché non vogliamo conciliare noi, perché la sua scelta è quella di non essere conciliabile. Poi non è che noi lo attacchiamo, in realtà è il monoteismo che attacca noi, cioè nel senso che noi ci limitiamo semplicemente a descrivere, sì, il male, cioè a descrivere tutte quelle cose che vanno a distruggere la vita. Naturalmente possiamo parlarne con più distacco se parliamo in certe situazioni, in altre situazioni parliamo con più odio, più disprezzo o più pathos, più emotività, quando le cose le vediamo manifestarsi davanti ai nostri occhi, cioè, per cui... Però noi descriviamo il male, cioè descriviamo, sì, le cose che non devono più esistere, cioè che non devono più annientare l'umanità. Dopodiché sappiamo che rimuovendo queste ci vogliono 300 anni per venire fuori, c'è chiaro questo? Sì, ma l'esempio che facevamo prima delle streghe, era questo fondamentale, cioè, le streghe non andavano a dire a chi andava a messa, fa quanto sei scemo, che effettivamente era scemo andare a messa, ma noi diceva, cioè a te piace così, benissimo, noi rivendichiamo il diritto di essere così, cioè di fare le nostre cose. E non chiederemo agli altri che vengano con noi, perché se gli altri non hanno la nostra sensazione, non hanno il nostro sentire, non hanno la nostra comunanza, non hanno i nostri riferimenti, non hanno la nostra vita, benissimo, si tengano la loro vita, però noi abbiamo la nostra vita. Certo. Erano in pratica che inseguono sempre chi pratica delle cose diverse, cioè nel senso che hanno la necessità di fare questo. E poi c'è un sentire che è fondamentale. Io voglio anche leggere un attimino la cosa e ricordare una piccola storiella vera, che mi ha raccontato un amico che è vissuto diversi anni in Sud America, intorno agli anni 60 è successo. Lui vive in Venezuela e c'erano delle tribù che erano ancora pagane, che noi chiamiamo selvagge, molto primitive, all'interno dell'Amazzonia. Esistevano un gruppo di missionari che facevano la predicazione ed esistevano un gruppo di integralisti religiosi cristiani nordamericani che volevano diffondere il Cristo. E questi missionari si facevano la guerra con i protestanti. A un certo punto un prete che faceva il giro, non so se l'ho mai raccontata, faceva il giro appunto, siccome per muoversi non c'erano le strade ancora, c'erano solo i fiumi, viaggiava lui con la barca lungo i vari fiumi dell'Amazzonia per portare il messaggio di Cristo. Un giorno arriva in un villaggio, non trova nessuno ad accoglierlo, nessuno che lo segue, nessuno che lo ascolta, trova il villaggio vuoto. Gli si avvicina uno con fare molto sospetto e minaccioso, gli chiede, per caso tu sei Gesù Cristo? Il prete risponde, no, non sono Gesù Cristo. Questo si tranquillizza un po', fa il segno agli altri, tornano e non lo cagano neanche. Il prete cerca di capire e dice, lascia perdere, non è importante. Dopo un anno ha capito, perché erano passati i fondamentalisti cristiani e avevano detto a questa popolazione, fra poco arriverà Gesù Cristo, non avrete più bisogno di fare feste, di andare con le donne, di mangiare, di divertirvi. Passerete la vita a cantare i salmi al Signore e a ringraziare il Signore che vi ha creato. Questi entrarono in agitazione, fecero una riunione di villaggio e decisero che se Gesù Cristo sarebbe arrivato l'avrebbero ammazzato. È grandioso. Vera, cioè, sembra una barzetta, ma è vera. E quando vide arrivare il prete, si organizzarono per ammazzarlo. E infatti questo chiese, sei Gesù Cristo? Perché se era, diceva sì, l'avrebbero ammazzato. Cioè, questa è una storia, cioè che... vera, perché la persona che appunto, il prete gliela racconta una persona che appunto che conosco, ed è vera, cioè, questo significa che di fronte a, cioè, se qualcuno, ad esempio di noi, andasse in giro a dire io sono Gesù Cristo, sarebbe qualche disgraziato che gli andrebbe dietro sicuramente. Se qualcuno di noi andasse a dire tu sei nel peccato, uno si sentirebbe in colpa. Questi che avevano un giusto sentire, quando di fronte a questo ho detto, quando arriverà Gesù Cristo, voi non andrete più con le donne, non farete più festa, non potete più mangiare, non potete fare quello che volete, ma passerete la vita a cantare le lodi del Signore, al Creatore, allora la cosa non piaceva. E deciso in maniera molto spiccia e molto, se Gesù Cristo arriva lo facciamo fuori. In effetti è geniale, veramente, cioè, geniale. Elementare, ma chiaro. Sì, ma è... cioè, e loro di fronte a questo che diceva, di fronte a questi, diciamo, missionari che dicevano, protestanti che dicevano, ma sono il vostro creatore, quello che vi ha creato, vi ha messo il mondo che vi vuole bene, non gli fregava niente, perché loro non potevano più fare le cose che gli piaceva. E decisero, se arriva Gesù Cristo lo facciamo fuori.
Cioè, pensate ad esempio se dalla nostra parte arrivasse qualcuno cristiano e comincia a predicare la fine del mondo, sì, l'arrivo di Gesù Cristo, che c'è bisogno di purificarsi, che c'è bisogno di superare il peccato, quante persone ne sarebbero sconvolte e gli andrebbero dietro? E che vuol dire? Sono più nella condizione corretta e positiva i cristiani di adesso o questi selvaggi dell'India, dell'Amazzonia, che di fronte al pericolo cristiano dicono se Gesù Cristo la facciamo fuori? Purtroppo, cioè, i nostri nonni li hanno già fregati una volta, sì, si sono un po' fatti fregare da soli, però, vedi, cioè, però è significativo cosa significa un giusto sentire, cioè è la capacità di dire quello che io vivo a me piace, di conseguenza perché ne deve essere sconvolto? Perché se io voglio vivere così e non crea problemi agli altri, se la mia comunità vive in questa maniera, perché dovrebbe arrivare qualcuno che in base a dei principi che io non posso verificare, tipo la creazione del mondo, gli dovrei rispetto? Certo. Perché? Cioè, le domande che molti di noi dovrebbero cominciare a porsi, cioè, problemi che noi non ci poniamo. No, ma in effetti c'è qualcuno che dice che noi parliamo di cose che loro non capiscono. Ma scusate, come fate a capire uno che ha creato il mondo, uno che vi dice mettivo in zenoccio, uno che vi racconta barzellette di questo? Cioè, non credete che sia invece questa una vera e propria forma di follia? Cioè, provate un attimino a pensarci, se ci riuscite, perché dopo la magia nera incide l'animo delle persone. Ma difatti, giustamente, uscì un libro un paio di anni fa che si chiamava La follia dei cristiani. E giustamente i pagani di fronte ai cristiani non li comprendevano perché erano sgomenti. Cioè, questi sono pazzi. Ed effettivamente era la follia dei cristiani, perché dal punto di vista sia logico, razionale, ma dal punto di vista esistenziale non c'era motivo di comportarsi così. Beh, basta che ricordiamo un attimino la trasmissione dell'altra volta. Marco viene fuori raccontando un episodio preciso, Saltra telefona per insultare Marco. Cioè, davanti alla mostruosità del comportamento, non si va ad accertare se il comportamento è vero, ma si accusa quello che lo denuncia. Cioè, tu sei colpevole perché hai denunciato la mostruosità di un comportamento. Cioè, veramente, cioè, non so, non esiste norma giuridica, norma morale, norma etica, non esiste niente. Sì. Mi riallaccio a questo, sì. Francesco, un attimo solo, perché ho una notizia dal Gazzettino del 5 febbraio del 2000.